di quelle linee di indirizzo che abbiamo approvato all'inizio di questa presidenza, ma che naturalmente traggono origine dal lavoro che è stato fatto da chi mi ha preceduto la presidenza al turno del centro. Sono linee di indirizzo che sostanzialmente lavorano su una convinzione che anche sul nostro territorio, in termini proprio di percezione geografica, sia importante che ci siano tre luoghi dove l'Euregio dimostra la sua esistenza anche fisica, cercando di migliorare le opportunità per i giovani. Il primo di questi luoghi è ATBAC, che abbiamo congiuntamente finanziato assieme naturalmente al Tirolo, che è diventato il luogo dove fare incontri anche di alto livello, come abbiamo visto con le istituzioni europee, ma anche incontri di scambio, di collaborazione, di approfondimento di conoscenza reciproca e linguistica fra i nostri giovani. Lo diventerà sempre di più un luogo in questo senso. Oggi abbiamo deciso di puntare fortemente su questa possibilità. Secondo luogo è Bolzano. Naturalmente Bolzano, dove oggi abbiamo deciso che nascerà nel 2017 un master di formazione di alto livello dedicato ai nostri dirigenti, funzionari e ai nostri dipendenti della pubblica amministrazione, che devono trovare lì dentro le possibilità di avere un approccio all'Europa e alle tematiche di carattere europeo, che però vogliamo giocarci in una chiave di collaborazione. Cioè vogliamo formare la nostra classe dirigente come se fosse un'unica classe dirigente euroregionale, capace di fare meglio sul proprio territorio, ma capace anche di rapportarsi con gli altri territori e quindi di farlo a un livello anche europeo. Su questo lavoreranno le nostre tre università. Ha lavorato alla costruzione di questo progetto il professor Pomeni, che ne è stato, da un punto di vista così anche degli indirizzi iniziali, l'ideatore. L'ha fatto in maniera totalmente gratuita e totalmente disinteressata, al punto tale che questa idea viene oggi consegnata alle nostre tre università e sarà portata avanti dalle nostre tre università con il coordinamento, in virtù del posizionamento geografico, ma anche dell'interesse dimostrato del professor Bergmeister, che coordinerà evidentemente il lavoro delle tre università. L'altra decisione importante che abbiamo preso oggi riguarda il tema della storia comune, di come scrivere assieme una storia condivisa. Qui c'è un progetto di ricerca dedicato, ha già anche un budget di circa 450.000 euro in tre anni, ne è coordinatore il professor Uberecchia, e anche qui l'idea è di far partecipare le nostre istituzioni che già si occupano di studi e ricerca storica, ma di farlo in una chiave che sia, da un punto di vista del rigore scientifico, dentro le logiche della ricerca, ma da un punto di vista dell'utilizzo, dentro assolutamente le logiche della comunicazione e della diffusione sul nostro territorio. Terzo progetto, quello sulla Fondazione Manca. Abbiamo incaricato oggi un gruppo di lavoro fra le nostre istituzioni che si occupano di ricerca in tema di qualità della vita, di salute e di produzioni agricole, per fare che cosa? Per fare di San Michele l'altro centro euroregionale, il terzo centro euroregionale, dove la bandiera dell'Euregio può diventare significativa, e sviluppare quindi ricerca e approfondimento riguardo ai temi dei prodotti agricoli e in particolare del valore ambientale del nostro territorio. Entro tre mesi ci sarà lo studio di fattibilità e l'individuazione di un budget, e quindi abbiamo completato con questo quella filiera di collocazione anche territoriale dei progetti futuri dell'Europa. Queste sono le decisioni in termini di novità che abbiamo preso oggi.